Ilaria, le facciamo queste frittelle in mazzafame? E facciamole, dai. Per fare le frittelle ci serviranno un uovo, 100 ml di acqua, 10 ml di olio extravergine d'oliva, più o meno un cucchiaio, 120 g di farina 00, un pizzico di bicarbonato, del sale e olio d'oliva. Allora, Ila. Allora, partiamo. Faccio io, fai tu? Fai tu. Dai, così impari. Dai, così impari, vai. Prendi un uovo, lo sbatti dentro la ciotola direttamente e poi lo sbatti un pochino con la forchetta. Perfetto. Queste l'ove belle de nonna. Fantastico. Con le galline che mangiano granturco. Quindi sono belle gialle. Sono perfette. Adesso, Benedetta, aggiungiamo l'olio, che è circa un cucchiaio, diciamo 10 ml d'olio. Se ce ne va un po' di più non succede niente. No, non succede niente, va bene uguale. Ok, adesso ci aggiungi il sale, diciamo circa un cucchiaino, ma insomma un po' a occhio. A occhio. Nonna le faceva sempre a occhio in realtà. Adesso, Benedetta, tutta l'acqua, via. Io... Vai, tutta l'acqua. Perfetto. E la farina? Esatto. Ti aiuto io? La verso un po' alla volta? Vai. Prendiamo la frusta, se ti viene qualche grumetto. Oppure come faceva mia nonna... No, ci provo. Brava. Dai. Oppure come faceva mia nonna, diceva, se ci stanno i grumi, prendi un cucchiaio e schiacciali, che tanto non fa niente. Esatto. Metti, non ti preoccupare che dopo... Sai, Benedetta, l'altro giorno sono andata a casa di nonna perché volevo ripassare le frittelle. Ho detto, nonna, fammi vedere come si fanno le frittelle in mazzafame. E lei mi ha detto, ma sai una cosa, in realtà non si chiamano frittelle in mazzafame, ma si chiamano scrippellette. Gli ho detto, tipo 30 anni di bugie. Sono rimasta malissimo. In giro. Esatto, mi ha detto, no, io le chiamo mazzafame perché ammazzano la fame, perché si fanno velocemente per merenda, così, e ti ammazzano la fame, però in realtà si chiamano scrippellette. Quindi facciamo questa precisazione, perché sennò la polizia si arrabbiano. Esatto. Come si chiama sta ricetta? Scrippellette. Ti aggiungo anche il pizzico di bicarbonato, bene? Proprio un pizzico, non di più perché sennò che diventano amare. Si può mettere anche un cucchiaino di lievito per dolci, insomma. Tu c'hai un film preferito, là? Io ce l'ho un film preferito. Ah sì, qual è? È Titanic. Penso che l'ho visto anche 6 volte al cinema. 6 volte al cinema l'ho visto. Marcella, ti devo dare la medaglia, effettivamente. E ogni volta piango sempre, tra l'altro, da quando inizia a quando finisce. Però mi piace troppo. Va bene a romanticone, l'hai capito, forse, no? Forse un pochino sì. Adesso si devono cuocere. Ok, quindi più una padella antiaderente. Una padella antiaderente, un bel po' d'olio. Ok. E le cuociamo. Olio d'oliva? Olio extravergine d'oliva. Dimmi sì. Tu quanto? Un pochino. Basta. Quindi non è proprio una frittura? No, è una mezza frittura, Benedetta. Cotta in padella con abbondante olio. Con abbondante olio, così hanno il sapore delle frittelline, però si fanno veloci. Lo facciamo scaldare un po'? Facciamo scaldare un po' l'olio. Ma ci vai ancora al cinema, pure che fai come me che ti rifugi dentro casa? Telecomando in mano, copertina, tisana e te vado. Un po' tutte e due, però io abito anche vicino al cinema, quindi ogni tanto ci vado al cinema, scendo sotto al cinema, sì. Che dici là, comincio? Secondo me possiamo andare. Faccio così, tipo? Sì, così, brava Benedetta. Poi se serve lo aggiungiamo. Vai. Esatto. Oh, se sta allungando. Non fa niente. Allora, mia nonna dice sempre che la prima frittella è per la padella. Ok. Perché la prima frittella esce sempre un po' brutta, un po' così. Dai, prendi. E ora? Giriamosi, dai. Vai, che secondo me... Con la paletta bene. Così. Con la paletta questa qua è perfetta. Colpo secco. Allontanami che vedo l'olio che già... Vai, mi allontano, vai. Brava. Perfetto. Oh. Brava! Queste solamente salate, là? No, si possono fare anche dolci. Okay. Per esempio, se sostituisci il sale, ci metti 2 cucchiaini di zucchero nell'impasto, vengono dolci, poi le puoi pure passare nello zucchero una volta cotte. Magari un olio di semi, un olio di riso. E così si sente meno il sapore. E poi si passano nello zucchero. Bomba! Altro brivido, un altro momento di suspense. Ma è cotta. No, ormai. Ma perché mi macchio la camicetta? Ah, quello sì. Sentiamo tipo lontane, io pure faccio sempre così da lontano. Aspetta. Brava, perfetta. Facciamole fare un altro momentino. E poi dopo la sfogliamo su un po' di carta assorbente. Esatto. Quindi la levo? Sì. Eccola. Perfetta.
Questa cresce un pochetto questa di veloce. Esatto. Perché è già caldo l'olio, è già caldo caldo. Ma se non è belle tonde, tutte un po' belenghe? No, no, quella è la bellezza proprio delle mazzafame, delle scrippellette, che devono venire un po' bruttine così. È una sorta di pancake senza latte questi qua? Forse sì, forse un antico pancake abruzzese, vedi forse. Come stavano avanti, l'abruzzesi. È antichissima, c'è la mia nonna, la mia bisnonna, questa è proprio antica. Vedi che questa è più bella? È vero, è vero. Eh sì, perché ti ho detto la prima frittella è per la padella. Vabbè, allora la prima la diamo a Marco. Diamola a Marco, sì. Tanto lui mangia tutto. Mangia tutto, Marco. Queste sono le frittelle in mazzafame. No, Benedetta, scrippellette. Ah, ok, scusa. Scrippellette. Sul divano le serviamo con i salumi, che sono comodi ma pure golosi. Io l'ho già preparati. Oila, siamo state brave? Ma state bravissime. Però io direi di assaggiarle. Assaggiamole, dai. Questa a forma di piede? Questa me la mangio io. Mangiatela tu, è troppo carina. Profuma. Io mangio questa. Però io ci metterei una fettina di qualcosina sopra. Metti il ciauscolo. Vado del ciauscolo? Vai. Io la mangio assoluta così, come la mangio sempre. Assoluta. 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 Da sola, così, semplice. Andiamo. Che buono, è buonissima. Mm-hmm. Troppo buona. L'abbiamo fatto in casa per voi. Per le frittelle a mazzafame o scrippellette, rompiamo l'uovo in una ciotola. Sbattiamo con una forchetta e aggiungiamo l'olio, il sale, l'acqua, la farina poco alla volta e un pizzico di bicarbonato. Scaldiamo l'olio d'oliva in padella e versiamo un mestolo di impasto. Giriamo le frittelle un paio di volte durante la cottura fino a quando non sono belle dorate e adagiamole su della carta assorbente. Serviamole con salumi a piacere.